intenso su alcune parti della città, vedi centro storico e frazioni, abbiamo delle valutazioni sicuramente positive. I dati che in maniera molto attenta sono stati elaborati dal CEV sono dati mensili, dove si evince che il cittadino in gran parte, non in tutta la parte, in gran parte ha collaborato a realizzare questo risultato. Quello che naturalmente, poi entreremo nel merito dei dati, quello che possiamo constatare è che una parte residua ancora fa la resistenza differenziata. Abbiamo operato con mezzi anche coercitivi per cercare di far diminuire questa resistenza. Naturalmente dobbiamo ancora insistere non soltanto con una serie di misure, quelle pubblicitarie, quelle di mail, di contatto personale, di tutta una serie di circostanze, ancora una parte residuale, ancora non riusciamo a estorcere quella buona volontà e civiltà per arrivare al massimo risultato. Come possiamo anche chiaramente dire, noi con quello che avevamo, anzi loro hanno fatto, il CEV ha fatto miracoli, con quello che aveva ha cercato di puntualizzare sulla raccolta differenziata e anche a volte sacrificando lo spazzamento. E questo era la nostra grande difficoltà, con la speranza pure lì che i cittadini ci aiutassero in questo, e anche lì una residuale parte non ha collaborato molto in questo risultato. Abbiamo immesso sulla città tantissimi cestini nuovi per far capire che era necessario aiutarci, una parte della città reagisce, una parte ancora no. Qui cercheremo di sempre più con l'informazione, con l'attenzione, cercare di coinvolgere anche il residuo malcostume che alberga ancora nella città.